Fare esercizio fisico in gravidanza è un'attività molto utile per il benessere della mamma e del feto. In gravidanza avvengono molti cambiamenti da un punto di vista sia fisico che emotivo e fare attività fisica aiuta ad adattarsi a questi cambiamenti. Il tipo e la frequenza degli esercizi fisici dipende ovviamente dallo stato di salute della mamma e va concordata con il proprio ginecologo. I ginecologi della Mangiagalli sono disponibili nel seguirvi in questo percorso di gravidanza che va dal concepimento al parto ed oltre. Gli esercizi che vedremo sono stati validati dai nostri ginecologi e dalle nostre ostetriche. Sono tutti esercizi molto semplici e facili che potete eseguire in autonomia anche a casa e insieme al vostro partner. L'importante durante questi esercizi è che la mamma non senta mai né fatica né faccia eccessivo sforzo, ma insomma che li possa eseguire a sensazione a seconda di come sta, di come si sente. Sono molto utili perché servono a rinforzare il legame che c'è tra la mamma e il feto. Oggi siamo qui con una mamma che segue il percorso gravidanza in Mangiagalli e insieme a lei vedremo i più semplici esercizi che possiamo eseguire in particolare nel secondo trimestre, e semplicemente utilizzando un tappetino e anche comodamente a casa. In questo esercizio abbiniamo la respirazione profonda a un esercizio di tonificazione degli arti inferiori. Nella posizione di partenza siamo in piedi, abbiamo le gambe belle aperte, belle divaricate, i piedi verso l'esterno, punta verso l'esterno. Dobbiamo inspirare aprendo le braccia e salendo con le braccia verso l'alto. Una bella inspirazione massiva e poi scendo e butto fuori l'aria, espiro. Quando scendo, un piccolo piegamento delle gambe e poi torno alla posizione iniziale. Ora ne facciamo un'altra, via, inspiro, espiro, scendo, cerco di scendere sempre un pochino di più con le gambe e torno alla posizione iniziale. L'ultimo, inspiro e scendo. Espiro, possiamo, se ci sentiamo in forma, scendere fino alla massima posizione, rimanere qualche secondo e poi tornare su lentamente. In questo esercizio ci concentriamo moltissimo sulla respirazione, che è molto importante, allenarla in gravidanza, e anche sugli addominali obliqui, che sono questi muscoli che servono a irrobustire la parte centrale del nostro tronco. È diviso in due parti. La prima parte avviene così. Sono in piedi, arti inferiori divaricati, devo semplicemente scendere lateralmente e con la mano andare a toccare il ginocchio corrispondente. Poi torno su e scendo dall'altra parte. Sempre molto lento, cerco di scendere più che posso e torno su. Quando sono giù rimango qualche secondo, mantengo la posizione e torno su. Facciamo l'ultimo, scendo e torno su. Variante numero 2. Abbraccio la pancia, con l'altro braccio disegno un cerchio, inspiro e vado ad allungare tutta la parte del fianco laterale, stretching. Espiro e torno alla posizione di partenza. Facciamo dall'altro lato, cambio, inspiro, disegno un bel cerchio, espiro. In questo esercizio ci focalizziamo sullo stretching dei muscoli adduttori, che sono questi dell'interno coscia, e sulla mobilità del bacino. La posizione di partenza è quella che vediamo, abbiamo un piede contro l'altro e dobbiamo cercare di spingere le ginocchia e di diminuire questo spazio fino al pavimento. Spingo le ginocchia verso il basso, mantengo la posizione 3-4 secondi e apro bene la parte del bacino e torno su. Lo possiamo fare 3-5 volte a piacere, è anche sufficiente o anche quante volte vogliamo. Rimango giù e torno su. L'ultima, scendo. 4 secondi e torno su. Una seconda variante è eseguire lo stesso movimento un po' più velocemente, in modo oscillatorio, quindi così, un po' più veloce. In questo esercizio combiniamo la mobilità dell'anca e del bacino con lo stretching dei muscoli della schiena. La posizione di partenza è in quadrupedia, quindi siamo appoggiati sulle ginocchia, un po' divaricate, creiamo lo spazio per la pancia, appoggiamo le mani con le dita bene aperte e dobbiamo spingere il peso del nostro corpo prima indietro, cercando di fare un giro e poi andare in avanti.
Vado in avanti e vado indietro. Quando vado indietro, giù bene la schiena e allungo bene i muscoli. Cambio senso. Allungo bene la schiena. Stop. Secondo esercizio per la mobilità dell'anca, quindi siamo sempre in questa posizione, ruotiamo, piego la gamba, piede a martello verso l'alto, ruotiamo prima in avanti, facciamo tre ripetizioni e poi cambiamo lato. Quindi piede a martello verso l'alto, via, supero un ostacolo e tre. In questo esercizio ci alleniamo sulle gambe, sulla tonificazione degli arti inferiori. Siamo sdraiate su un fianco, belle comode. Appoggiamo bene un braccio disteso oppure a cuscino sotto la testa. Dobbiamo semplicemente salire con un arto teso, piede a martello. Salgo, rimango qualche secondo e scendo. La respirazione in questo esercizio è importante. Quando salgo, inspiro. Quando scendo, espiro, butto fuori. L'ultima, salgo, inspiro, scendo, espiro. Durante la gravidanza è molto importante anche fare degli esercizi di rilassamento per la mamma. Questo serve perché così la mamma riesce a focalizzarsi sia sui propri movimenti che su quelli del piccolo e capisce che sono dissociati ma associati emotivamente. Quindi se la mamma è rilassata e serena e tranquilla, anche il bambino ne avrà dei benefici. Se la mamma è un pochino ansiosa, il bambino magari sarà un po' più vivace. Quindi adesso facciamo due esercizi proprio per questo scopo. In questo esercizio siamo sdraiati a terra. E semplicemente chiudiamo gli occhi, le braccia le allunghiamo al di là della testa e i piedi li allunghiamo dal lato opposto e cerchiamo di tirare il più possibile. In questo modo la muscolatura sarà bella distesa, occhi chiusi e facciamo delle inspirazioni e espirazioni profonde. Una variante di questo esercizio, pieghiamo le gambe, appoggiamo i piedi, posizioniamo le mani sulla pancia e cerchiamo di creare un contatto con il nostro piccolo e di ascoltare i suoi movimenti, sempre respirando. Inspiro e cerco di indirizzare l'aria e a riempire un pochino lo spazio che si crea tra la schiena e il pavimento. In questo esercizio ci troviamo distese, abbiamo gli arti inferiori piegati, le mani appoggiate sulla pancia. Se vogliamo possiamo chiudere gli occhi e ci concentriamo sulla respirazione e sul movimento del bacino. Il movimento del bacino sarà un antero e retroversione, vuol dire che spostiamo il bacino un pochino in avanti, creando un pochino di spazio sotto la schiena e poi movimento opposto, il bacino verso dietro. E appoggio bene la schiena al pavimento. Lo proviamo a rifare, quindi spingo il bacino in avanti e creo la curva. Secondo movimento, spingo il bacino indietro, appiattisco bene i muscoli sul pavimento, i muscoli della schiena. Posso fare questo esercizio un po' di volte, occhi chiusi e mi concentro anche sulla respirazione. Inspiro. E faccio la curva, espiro e scendo col bacino. Inspiro secondo esercizio, gambe sempre piegate, sollevo le ginocchia con le ginocchia divaricate. Creo lo spazio per la pancia, occhi chiusi e le mani sempre sulle ginocchia. Cerco con delle piccole oscillazioni di appiattire la schiena nella zona lombare contro il pavimento. Occhi sempre chiusi, mi rilasso.
E lo scopo di questo esercizio è appunto combinare il rilassamento allo stretching della zona lombare e dei muscoli della schiena.